Allora, Assessore Castellano, oggi c'era una grande occasione, no, che si poteva cogliere, un po' si è colta un po' l'assenza del Presidente Pittella per una serie di questioni di stringente attualità, non ha permesso questo incontro che poteva essere veramente un'occasione anche di rilancio di un dialogo, una chiarificazione. Insomma, c'è stata qualche scintilla, poi si è preferito un po' far cadere alcuni approfondimenti che comunque, Assessore, sono necessari per proseguire. Sì, sono assolutamente d'accordo con ciò che hai detto. Purtroppo la cosa è riuscita fino al 70%, perché magari se ci fosse stata la presenza del Presidente avrebbe permesso di discutere più approfonditamente di determinate cose che noto che gli interventi successivi al mio hanno totalmente messo da parte, perché nel mio intervento, oltre ad aver detto determinate cose per amore della verità, perché nell'ultimo incontro non c'è stata molta verità, oltre questo sono arrivate delle richieste. Io ho fatto delle richieste, io in quanto amministratore, accettate, diciamo, anche dalla sala, che mi ha anche tributato un applauso durante l'intervento. E purtroppo però queste risposte non sono arrivate. Io ci tengo a dire che non c'è nulla di personale, io devo solo combattere nel vero senso della parola per far valere il mio territorio e il mio comune, e quindi garantire un futuro a me stesso in quanto ragazzo, giovane, e a tutti i miei cittadini. È fatto solo in questo modo. Se tutto questo viene visto come qualcosa di personale, c'è un problema di fondo, evidentemente. Assessore, molti si aspettavano da questo incontro un po' un cronoprogramma, no? È una parola molto abusata, però alla fine ti permette il cronoprogramma di capire se le cose stanno andando avanti, se si è parlata di una burocrazia che sta un po' impiccando, no? Il termine è molto brutto, ma insomma un po' tutta una serie di procedimenti. Assessore, vogliamo fare sinteticamente un po' il punto della situazione, nel senso che qui gli imprenditori sono venuti anche questa sera in maniera chiara, hanno detto che noi andiamo avanti, se non altro perché già hanno anticipato delle somme. Ma a che punto siamo? Allora, siamo al punto che dopo 1000 passaggi burocratici, preparazione di progetti, redazione di progetti, diciamo dividiamolo in due filoni diversi. Ci sono gli hotel Quercessinni, che diventeranno uno solo, che stanno seguendo un determinato iter procedurale, mentre l'hotel dei congressi ne sta seguendo un altro. Quello un po' più avanti in questo momento sono Quercessinni, hanno fatto il passaggio all'interno della conferenza di servizi, hanno avuto diversi pareri e al momento sono in attesa di altri 3 pareri, e poi successivamente dovremmo essere in condizione di poter dare il parere finale, cioè il permesso a costruire finale. Mentre per l'hotel dei congressi sta facendo una strada all'inizio un po' più lunga, che però probabilmente porterà nello stesso momento a dare il permesso a costruire. Diciamo che io capisco, questa domanda me la fai giustamente tu che non sei di Latronico. Prova a immaginare quelli di Latronico quante volte mi chiedono questo, perché al giorno e quanti. Perché è vero, quello che ha detto il sindaco di Matera è vero, c'è una burocrazia mostruosa. Noi italiani ci siamo abituati e ce ne lamentiamo. Proviamo a immaginare un investitore estero che è abituato magari a fare burocrazia e ad avere a che fare con la burocrazia degli altri paesi europei, che è totalmente diversa dalla nostra. Quindi questa è di difficile spiegazione sia ai cittadini latronichesi, che dicono vabbè, insomma era un bluff. E la presenza degli investitori oggi è stata importante per questo, perché hanno potuto sentire dalla loro viva voce la volontà di andare avanti. E comunque ci sono effettivamente delle difficoltà in generale, perché la burocrazia è così impelagante che alle volte mette a dura prova. Queste sono situazioni sicuramente che noi stiamo tentando di affrontare nella chiarezza e nella trasparenza amministrativa più grande possibile. È ovvio che in certi casi è un po' difficile far capire questi passaggi a tutti i cittadini. Assessore, in conclusione, lei rappresenta un po' le giovani generazioni, no? Lei stesso si è presentato in maniera quasi disarmante: sono un ragazzo di Latronico che sta facendo l'amministratore e rappresento questa città. Perfetto, diciamo, l'incipit perfetto. Però lei ha ascoltato con me il sindaco di Matera, che diciamo, è un po' più ma proprio giusto qualche anno, però davvero di una grande lucidità, tra l'altro davvero ha anche suggestionato con il suo bell'intervento. Ecco, allora la politica, no?
perché probabilmente anche un po' nelle vicende di Latronico vi è anche un po' una sorta di insomma di come definirla, un po' di contesa generazionale per certi versi. Però ecco, un sindaco ottantenne come quello di Matera è comunque una risorsa, e quindi non è solo poi una questione generazionale. Hai detto bene, io quando mi riferisco magari allo scontro generazionale probabilmente non è anagrafico. In realtà la dimostrazione è questo sindaco spettacolare, il sindaco di Matera, una persona comunque adulta che è riuscita a stregare la platea. La dimostrazione che non è l'età anagrafica quella che fa la differenza, è l'età mentale, ecco, è il modus operandi. Quindi lo scontro che esiste a Latronico deriva anche da questo, perché ci sono anche giovani anagraficamente che ragionano come tra virgolette i vecchi, e l'atteggiamento e la voglia di andare dietro alla verità, cioè chi è che vuole veramente perseguire la verità delle cose. Il mio intervento è stato un intervento semplicemente vero, ho detto la verità rispetto alle cose che sono successe, rispetto a come sono andate e rispetto anche alla mia figura. Io è vero, cioè non è che essere amministratore non mi fa diventare essere un ragazzo di Latronico, io continuo ad esserlo e continuo ad essere un ragazzo preoccupato del futuro di questo paese e non del futuro mio personale, probabilmente di quello di tutti. Davvero una breve risposta, perché volevo fare questa domanda. All'inizio, soprattutto nei primi 10-15 minuti in sala, vi era un clima un po' particolare. Gli avvenimenti di queste ore continuano purtroppo a creare, a generare questo distacco tra la politica e la società. E soprattutto nei primi minuti si avvertiva questa cosa quasi, a me personalmente, io pensavo, ma le persone adesso potranno credere, no, ai politici, no, che continuano a dire delle cose rispetto magari, ecco, a quello che è avvenuto in queste ore. Lei da giovane politico in questo caso, che sicuramente ha meno responsabilità di tutti. Io mi prendo le mie responsabilità quando ci sono. Io nel mio intervento ho detto una cosa fondamentale e che mi è stata magari anche criticata. Io ho detto di non essere un politico non perché penso che la politica non sia una cosa buona, perché penso che la politica fatta in questo modo sia una cosa non buona. C'è bisogno di dare degli esempi concreti. Le persone ti possono credere e possono credere a quello che dici solo se quello che dici poi viene realizzato. Le persone hanno bisogno semplicemente dell'esempio positivo. Ha detto che faceva A, ha fatto A. Fine. A me sembra così semplice. Capisco che i meccanismi politici seguono tutt'altre logiche, però è così. Allora, dottor Donadio, un'occasione, lo ha detto anche lei, di promozionare un grosso progetto che in qualche misura tiene unito un territorio che da un punto di vista burocratico è diviso, ma davvero in 30 minuti, 40 minuti si riesce un po' a stare tra Campania, la parte di Sapri, il Valdiano, poi questa parte di Basilicata e l'Alto Tirreno Cosentino. Guardi, crediamo che ormai si è visto in giro che lo sviluppo ormai non guarda più i confini regionali, ma le zone omogenee di un territorio. E poi tra l'altro voglio dire, noi in questo periodo stiamo parlando di un'idea vecchia 60 anni fa, già il Conte Rivetti, io sistemando alcune carte tempo fa trovai uno statuto di un consorzio sviluppo del Golfo di Policastro. Quindi oggi di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando e cercando di attuare quella che era che è stata l'idea di un illuminato a quei tempi, 60 anni fa, del Conte Rivetti, che venne in questa zona e vide già i germi e un territorio da sviluppare unitariamente. Quindi questa infrastruttura al servizio del territorio non è altro che un'idea mettendo insieme tutti i territori omogenei. Tra l'altro il Parco del Pollino unifica un po' in modo qualificante queste zone e quindi fa sì che questo può diventare un vero sviluppo territoriale intriso di tante cose, di tradizioni, di mare, di montagna e di cultura. Dottore, lei ha detto una cosa molto importante, alcuni alberghi, alcune strutture ricettive dell'Alto Tirreno Cosentino, Scalea, già vende un pacchetto nel quale vi è la possibilità di arrivare a Scalea con voli charter.
Dunque sì, le grosse strutture si stanno attrezzando e quindi stanno un po' indirizzando già da qualche tempo, dal momento in cui si è visto l'inizio e quindi la ripresa dei lavori dell'aeroporto in mercati nord europei. Però questo lo possono fare le strutture grosse che in un certo senso sono autonome. Per fare in modo e mettere insieme tutte le altre strutture più piccole c'è la necessità di trovare un collante, quindi un contenitore dove tutti quanti stiamo insieme per poter essere presenti su mercati nazionali ed esteri per vendere un prodotto che sia appunto prodotto territorio. Dottore, Scalea vive un momento di grande difficoltà, conosciamo un po' le situazioni. Questo progetto, questa idealità, no? Lei parlava di rivetti, quindi voglio dire c'è il senso della storia, il senso di un percorso, ecco, ha avuto delle difficoltà, sta avendo delle difficoltà rispetto ad un quadro dove magari non vi sono riferimenti certi, almeno per il momento ovviamente. Guarda, Scalea hai ragione, perché Scalea da un paio di anni sta vivendo un po' una situazione abbastanza delicata, molto triste, e speriamo che con le prossime imminenti elezioni amministrative Scalea riprenda quel ruolo nel nostro territorio che le compete, tra l'altro è il comune più grande del territorio dell'Alto Tirreno Cosentino. Quindi davvero auguriamo un cammino democratico. Dottore, per chiudere, forse la domanda più, non più spinosa, ma diciamo i detrattori, tanti aeroporti, Salerno, difficoltà, ecco, come risponde l'amministratore? Allora, i detrattori purtroppo non mancano mai, quindi voglio dire, se non c'è qualcuno che poi lavora per far sì che le cose si compiano, il mondo non cammina. E chiaramente noi non stiamo parlando di un aeroporto internazionale, oppure non immaginiamo che può essere l'aeroporto che colleghi tutte le città e tutte le capitali europee. E stiamo parlando di un aeroporto appunto per lo sviluppo turistico della zona e qualche volo di linea e lo sviluppo di altre attività che possono essere una scuola di paracadutismo, la scuola di volo che stiamo organizzando per i brevetti e tutti quelli che sono i servizi di manutenzione propri di un aeroporto e di piccoli aerei. Auguri. Grazie.